Namaste, buonasera a tutti, anche a tutti noi qui presenti. Allora, anche oggi continuiamo il nostro programma con questo bellissimo libro che abbiamo cominciato l'ultima volta con Janava. Ma prima di cominciare facciamo un mantra per richiamare l'energia positiva, per richiamare l'energia dei maestri per farci guidare. Quindi per un attimo con la schiena dritta chiudiamo gli occhi, uniamo i palmi delle mani davanti al petto. Ora un mantra lo recito io, poi vi chiedo di ripetere dopo di me. Jnanati mirandasya jnanam jnanam shadakaya chakshurun militam yenam tasmai shri gurave namaha. Ora per richiamare l'energia positiva e la guida, ripetete dopo di me. Om Namo. Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Om Namo Bhagavate L'ultima volta, tutti quanti insieme, inspiriamo. Inspiriamo profondamente. Ed espirando possiamo riaprire gli occhi e darci il benvenuto a tutti quanti. Namaste. Il tema di oggi lo trovo super interessante ed è un tema che veramente richiede le decisioni nella nostra vita quotidiana. Tutto ciò che noi ci possiamo chiedere. E in inglese c'è un bel giochino di queste parole, che in italiano le traduciamo in maniera un pochino diversa, perché qui diciamo prima chiedi e poi agisci. Quindi chiedere prima e poi agire. Però spesso nella nostra società, in questa era di oggi, è al contrario, quindi tendiamo prima di agire e solo dopo a chiedere o addirittura solo dopo a pensare. E io vorrei, prima di cominciare con questa cosa, farvi subito scrivere una riflessione, ok? Prima di parlare di tutto questo argomento, prima di essere magari un pochino influenzate, ok? Poi ci mettiamo a scrivere su questo tema due semplici parole. Vivere o esistere? Qual è la differenza tra vivere e tra esistere? E ora vogliamo mettere in contrasto queste due cose. E vogliamo riflettere soprattutto dove noi stiamo
rispetto a questi due argomenti, ok? Ora facciamo tipo una piccola, varie liste, facciamo tipo tre colonne e nella prima colonna mettiamo esistere. Che cosa significa esistere per noi? Quindi in questa prima colonna mettiamo vari argomenti su esistere, che potrebbe essere per esempio a ricercare la sicurezza, a ricercare la stabilità. Potrebbe essere per esempio la mia vita è controllata. Nella seconda colonna invece sarà il vivere. Che cosa sono gli aspetti che rappresentano per me il vivere? E qui invece potrebbe essere un esempio, se l'esistere a ricercare la sicurezza, allora nel vivere sarebbe ricercare invece la scoperta. E invece di dire nell'esistere la mia vita è controllata, nel vivere possiamo dire che io sono in controllo della mia vita. E in queste, diciamo, frasi vogliamo capire dove stiamo. Quindi sono più nel ricercare la sicurezza? O nel ricercare una scoperta. Sono io che controllo la mia vita o la vita controlla me? E queste cose possiamo poi valutare se siamo noi nella parte di solo esistere o se siamo già nella parte di vivere. Oppure se la cosa è un po' mista, perché può dipendere anche dalla situazione. Quindi prendiamo qualche minuto di tempo su riflettere che cosa questa rappresenta per noi. Okay? E ora un attimo, anche chi ci segue online o poi dalla registrazione, può scrivere queste cose. Poi ne parliamo dopo, avremo anche spazio di discutere. Ancora un attimo. Poi ci ritorniamo a questa cosa e anche agli altri esercizi dove andiamo a sviluppare un pochino questo tema. Ora il Keshava Swami, autore di questo libro, dice le parole molto molto sagge, ve le leggo. L'impulso di trovare piacere guida tutto ciò che facciamo.
Sfruttando questo bisogno universale, la società ci ha addestrato a cercare soddisfazione attraverso il romanticismo, attraverso lo sport, le arti o l'istruzione. Le nostre professioni è molto alto ancora. Eppure spesso ci restano i sentimenti di insoddisfazione e di vuoto. Il Dalai Lama, alla domanda su cosa lo sorprendesse di più dell'umanità, ha risposto: l'uomo, perché sacrifica la sua salute per fare soldi, poi sacrifica i soldi per recuperare la salute. E poi è così in ansia per il futuro che non pensa più a nulla. Si gode il presente con il risultato che non vive nel sé, che non vive né nel presente né nel futuro. Vive come se non dovesse mai morire e poi muore senza aver mai vissuto veramente. Che confusione. Per chi fino ad ora è più o meno così. Con il lavoro. Qui siamo già oltre. Di lavorare nel avere i soldi, sacrificare non solo la salute, ma anche il tempo, anche le persone magari. E poi invece, diciamo, dopo. Prima di decidere dove investire il tempo, le risorse e fatica, una persona saggia che qui si sono di già, chiarisce il proprio scopo. Sembra logico iniziare con la domanda perché. Sfortunatamente, poiché viviamo in un mondo infinitamente attivo, siamo spesso presi dalla potente corrente della frenesia, trascurando di chiederci come utilizzare al meglio la nostra preziosa vita sulla terra. E la gente pensa, la religione dopo, la spiritualità dopo, Dio dopo. Prima vai avanti con la vita. Sempre questo dopo. Ora ritorniamo un attimo da noi. E vogliamo capire noi stessi, noi stesse. Sentiamo veramente che c'è spazio nel migliorare la nostra vita? E quale sarebbe la nostra traiettoria generale? Se stiamo scivolando più verso l'esistere, muovendosi progressivamente verso il vivere, oppure se siamo piuttosto stagnanti. Quindi qui ritorniamo un attimo a scrivere, a riflettere su questa cosa. In questo momento sento veramente che la mia vita potrebbe migliorare, quindi sento che c'è un movimento da esistere verso il vivere. Oppure ci sentiamo più bloccati sul posto e ce lo segniamo. Possiamo un attimo riflettere su questa cosa. Dove sono in questo momento della mia vita? Stagnante o in movimento? E qui abbiamo consigliato un bellissimo capitolo della Bhagavad Gita, ed è dal capitolo 2,
il verso 7, che ora bello, leggo, ma è comunque bello ritornarci quando abbiamo più tempo, leggerlo e rileggerlo più volte, e metterci dopo in meditazione, farci veramente arrivare queste parole dentro di noi. Quindi il capitolo 2 della Bhagavad Gita, il verso 7. Possiamo anche chiudere gli occhi e ascoltare veramente con il nostro sentire interiore. Ad ascoltare con il cuore. Karpanya doshopahata svabhava Richami tvam dharma sammodhacita Yach chreya shyam nishchitam bruhi tanme Shishyaste ham shadhimam tvam prapanam Ora sono confuso sul mio dovere e ho perso ogni contegno a causa di una debolezza meschina. Indicami dunque qual è la via migliore per me. Ora sono tuo discepolo e un'anima sottomessa a te. Istruiscimi, ti prego. E qui nel secondo capitolo, in questa parte in generale della Bhagavad Gita, assistiamo ad un'inversione di ruoli, dove Arjuna, questo guerriero, cerca il consiglio di Krishna, la persona suprema, il suo conducente del karma. E dovrebbe essere colui che riceve gli ordini da Arjuna. Però arriviamo a questo punto dove i ruoli sono inversi. E si informa sulla sua situazione difficile, sul suo scopo e su come si può effettivamente trovare la felicità. Sebbene circondato dall'intensità, Arjuna trova il tempo per ricalibrare la sua visione. Decide di chiedere prima e agire dopo. In risposta, Krishna rivela qualcosa di semplice ma profondo e dice: Tu non sei questo corpo. Dice, ma un'anima spirituale, eterna e indistruttibile. Siamo esseri spirituali in un viaggio umano. Quando le nostre decisioni incidono su questa comprensione cruciale, reindirizzano la nostra intera traiettoria di vita, come sperimenterà lo stesso Arjuna. E qui ritorniamo al nostro bellissimo verso nella Bhagavad Gita e alla sua spiegazione. Quindi il verso dice, è Arjuna che dice, ora sono confuso sul mio dovere e ho perso ogni contegno a causa di una debolezza meschina. Indicami dunque qual è la via migliore per me. Ora sono tuo discepolo e un'anima sottomessa a te. Istruisci, ti prego. Quindi di cosa parla veramente Arjuna in questo verso? Il complesso sistema delle azioni materiali, dominate dalle leggi della natura, è per tutti fonte di perplessità. Credo che siamo d'accordo su questa cosa. Ogni passo nella vita solleva nuovi interrogativi. È necessario quindi avvicinare un maestro spirituale autentico, che possa guidarci verso il traguardo dell'esistenza. Tutti i testi vedici ci consigliano di avvicinare tale maestro affinché ci salvi dai dilemmi che nascono nostro malgrado. Augura
nostro malgrado, come fuochi che divampano accidentalmente in una foresta. Anche se nessuno li augura, questi incendi si manifestano e ci rendono perplessi. Similmente la vita in questo mondo ci opprime con ogni sorta di complicazioni, in modo imprevisto e contro la nostra volontà. La saggezza vedica ci invita dunque a trovare la soluzione ai problemi della vita ed ad acquisire questa scienza da un maestro spirituale appartenente a una successione autentica. Quindi basta trovare un maestro e siamo a posto. Ci facciamo istruire, ci facciamo guidare nella vita, seguiamo quello che ci dice e basta. Però sarà così facile? È il maestro autentico, quindi quello che appartiene ad una successione autentica. Si presume che il discepolo di un maestro spirituale autentico sia in possesso di una conoscenza perfetta. Quindi è meglio avvalersi del suo aiuto piuttosto che rimanere perplessi e confusi di fronte ai problemi dell'esistenza. Questo è l'insegnamento del verso. La natura materiale crea incertezze in tutti coloro che ignorano i veri problemi della vita. E che caso che ci troviamo proprio nella vita materiale? Circondati da questa cosa. Ritorniamo ancora a questo verso, ma intanto lasciamo entrare dentro questa cosa. Nella richiesta di trovare un maestro spirituale. Magari ai tempi d'oggi è molto difficile trovare un maestro autentico. Ma nel frattempo di cercare un maestro, noi possiamo creare le associazioni anche alle persone giuste. Quindi intanto alle persone che possono da farci nel frattempo i maestri. Quindi non deve essere già un maestro illuminato, realizzato, spirituale, ma tante di quelle persone possono insegnarci tante cose e accompagnarci sulla nostra strada. Una volta un gruppo di amici visitò New York e affittò lassù idatico all'ottantesimo piano del Hilton, dice e racconta in Keshavasvami. Lasciarono le valigie e partirono per un bocone della Grande Mela. Dopo aver esplorato i punti caldi, tornarono esausti e stanchi, solo per trovare un cartello al piano terra dell'hotel che diceva: ascensori fuori servizio. Imprecando e lamentandosi con riluttanza, si avviarono verso le scale all'ottantesimo, 80 piani. Iniziarono la salita, raccontandosi a turno delle storie per rendere il tutto un po' meno doloroso. Giunti al 70° piano, si sono rivolti a uno dei loro amici che era stato insolitamente silenzioso e gli hanno chiesto di condividere qualcosa. La mia storia è una vera tragedia completa, ha detto. Stiamo per raggiungere l'ottantesimo piano. Ho dimenticato la chiave della camera alla Le persone raggiungono la vetta del mondo accademico. Scalano la scala aziendale, raggiungono le vette del prestigio sociale e poi si rendono conto che, nonostante tutti quei successi, hanno dimenticato la chiave della felicità. Per essere felici, dobbiamo prima realizzare chi siamo nel senso spirituale, nel senso spirituale più profondo, e poi agire in conformità con quella conoscenza. La curiosità risiede dentro di noi e le domande esistenziali si confrontano con tutti noi
ad un certo punto della vita. Prima lo chiediamo, più saggi diventiamo. Più significativa sarà la nostra vita. Einstein ci ricorda, non smettere mai di interrogarsi. La curiosità ha una sua ragione d'essere. Ora sono confuso riguardo al mio dovere e ho perso ogni compostezza a causa della mia avara debolezza. In questa condizione ti chiedo di dirmi con certezza cosa è meglio per me. Ora sono tuo discepolo. È un'anima arresa a te. Per favore, istruisci. Con altre parole, sempre il verso della Bhagavad Gita. Quindi, vivere o esistere? In che punto ci troviamo nella nostra vita? E vogliamo andare ancora più in profondità di questo argomento? Soprattutto quello che riguarda noi stessi. Quindi abbiamo valutato se ora siamo nella nostra vita in un momento di miglioramento, di spostarsi verso il vivere, oppure più stagnante. E ora vogliamo capire che cosa a noi ci causa questo di più che altro esistere che vivere. Qual è la causa? E di nuovo scriviamo. Qual è la causa per noi di esistere invece di vivere? Prendiamo qualche minuto e lo scriviamo. Qual è la causa di esistere invece di vivere? Magari quando non siamo sicuri della causa, la lasciamo lì. Scriviamoci la domanda, magari vediamo cosa tutte queste informazioni ricevute oggi risvegliano in noi nei prossimi giorni. Lasciamo le orecchie aperte, gli occhi aperti, quelli fisici ma anche quelli interiori, per ascoltare i messaggi nei prossimi giorni. Ora scriviamo tre cose che in questo momento possiamo fare per fare un switch, un shifting, un cambiamento da esistere a vivere. Oggi, domani, nei prossimi giorni, nella nostra vita. Tre cose che possiamo fare subito, che siano delle azioni, che siano delle decisioni. Tre cose che io posso fare per spostarmi subito dall'esistere al vivere. Domandine così semplici, semplici, eh? Infatti poi sono curiosa cosa mi dite. Allora lasciamo ancora qualche momento, scrivete queste tre cose. Ci sta che a qualcuno parte una lista infinita, bene.
ora facciamo però una cosa importante, non la lasciamo lì così. Ora guardiamo quelle tre cose che abbiamo scritto. Vogliamo rileggerle, le vogliamo riguardarle. Chiudiamo gli occhi e ora le guardiamo con gli occhi chiusi, con la nostra vista interiore. E queste tre cose le vogliamo interiorizzare. Queste tre cose le vogliamo prendere con un impegno verso noi stessi, verso la nostra vita. Come un impegno di fare questa transizione dall'esistere al vivere. Mettendo in pratica tutto il tema della serata, di pensare prima e agire dopo. Rimaniamo con gli occhi chiusi. In ascolto delle parole sagge della Bhagavad Gita. Arjuna è intelligente. Può comprendere che il suo affetto per la famiglia e il desiderio di proteggerla dalla morte sono le vere cause della sua titubanza. È consapevole del suo dovere di guerriero, ma una debolezza meschina gli impedisce di compierlo. Domanda quindi al Maestro spirituale supremo, Krishna, di dargli una soluzione definitiva. Ormai è deciso a diventare suo discepolo e desidera mettere fine alle conversazioni amichevoli. Un maestro e un discepolo si scambiano sempre i discorsi seri. Ed è proprio con grande serietà che Arjuna vuole rivolgersi al maestro spirituale che ha scelto. Krishna è il maestro spirituale originale, il primo a insegnare la scienza della Bhagavad Gita. È Arjuna il primo discepolo che la comprende. La Gita stessa descrive il metodo che permise ad Arjuna di coglierne il messaggio. Eppure certi commentatori profani e insensati proclamano che non è alla persona di Krishna che bisogna sottomettersi, ma al non nato di cui Krishna è la manifestazione esterna. Ma non c'è alcuna differenza tra l'aspetto interno ed esterno di Krishna. Perciò chi pensa di poter cogliere il messaggio della Bhagavad Gita senza neppure avere questa nozione, è un povero sciocco. Respiriamo profondamente. E rimaniamo in connessione di queste parole, osservando anche l'effetto che fanno dentro di noi. Che cosa risvegliano dentro di noi? E la osserviamo la nostra reazione, le sensazioni, le emozioni, ma anche a livello fisico. Dov'è che queste parole colpiscono?
Quando abbiamo tempo e spazio, la ricreiamo questo tempo. Ci ritorniamo a meditarci sopra. Ora inspiriamo profondamente. Ed espirando, lasciando andare tutto ciò che non ci serve in questo momento, anche la stanchezza. Possiamo riaprire gli occhi. Io vi ringrazio tanto, tanto. Chi segue poi dalla registrazione, scrivete pure i vostri compiti anche nei commenti oppure a Nova Cintamani di persona, a me o a Gianava, così che possiamo parlarne e fare un bel discorso, continuare poi a sviluppare anche questo tema che è molto ampio. Quindi io vi ringrazio, fermo la registrazione, intanto noi ne parliamo ancora anche con le persone che sono qui online.